Antonio. Buongiorno, madame la marchesa. Dov'è il signorino? Antonio, cos'è quella faccia? Che cosa c'è sotto? Sotto il letto non c'è niente, marchesa. Abbiamo visto nei cassetti nemmeno. Forse nell'armadio, ma non credo. Ma basta, basta. Ho compreso la triste verità. Gastone ha passato la notte fuori di casa con quella donna. Oh, come soffro. Antonio, lasciatemi solo. Come vuole, marchesa. Come soffro. L'ho detto io che un dolore troppo forte l'avrebbe schiantata. La poltrona. Che dolore. Lo credo, marchesa, lo credo. Che dolore. Lo so. Non l'avrei mai pensato. Niente di soffrire tanto. Mi convinco. Mai. Grazie, Ludovico mio, grazie, caro. Andiamo. Presto, chiudete la porta. Andiamo su, ragazzi. Il sale della marchesa. Come soffro. Oh. Che dolore. Oh. Ha passato la notte con Lulù, con la canzonetista. Oh. Che schifo, marchesa. Quella donna l'ha stregato. Oh. È bella, sensuale. Oh. Procace. Oh. Antonio, tu andrai da lei. Oh, sì, subito. Un momento, sai quello che devi fare? Condurrai qui mio figlio. Oh. A tutti i costi. Oh. Gastone mio. Dove vogliamo arrivare? Giù. Dove? Giù. Dove siete? Uno sbaglio, marchesa. Giù. Antonio. Giù, marchesa. Una mano. Subito. No. Anche due, marchesa. Venga, adagio. Sì. Adagio. Adagio. Grazie. Ecco fatto. Grazie. Così, il braccio. Antonio, marchesa. Andate da lei, andate, sì, da quella sgualdrina. Vado, marchesa. E conducete qui mio figlio. Subito, marchesa. Immediatamente. Immediatamente. Perché soffro. Io vado, marchesa. Soffro troppo. Vado. Soffro. Soffro tanto. Antonio. Subito, marchesa. Ta-da! Gastone. Gastone.